Luglio. Buongiorno. Seduta del Consiglio della terza circoscrizione del 7 luglio 2020, in videoconferenza registrata nel sito di Webmaster e visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Dottoressa Calderone, possiamo predisporre l'appello? Allora, procediamo alla seduta del 7 luglio 2020, terza circoscrizione. Procedo all'appello nominale. Fio. Presente. Bruschetta, Presente. Gulemi, Presente. Ilardi, Presente. Quartararo, Prester, scusate, Quartararo presente, Prester, non c'è, Rappa non è in linea in questo momento. Però era in linea poco fa. Sì. Sant'Angelo. Presente. Tarantino. Presente. Terranova. Presente. Allora, momentaneamente siete presenti in otto. Se si collega la consigliera Rappa, poi la facciamo entrare. Vabbè, ma comunque si può procedere. Considerando il Possiamo numero procedere. sì, Legale. perfetto. Predisponiamo gli scrutatori Terranova, Quartararo e Bruschetta. Presente io, scusate, avevo problemi di linea. Perfetto. Presenti 9. Presenti 9, sì, con l'ingresso della consigliera Rappa. Allora, Nell'ambito naturalmente, no, naturalmente la nostra immagine, diamo il consenso a prestare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente, c'è l'assenso tacito. assolutamente. Dottoressa Calderone, se ci sono comunicazioni, prego, un po' Sì, ci sono una due facoltà. comunicazioni Sì. della Presidenza AMG Energia. Alla cortese attenzione del consigliere Terranova, egregio consigliere, in riscontro alla segnalazione di via Bagnera, civico 5-31-52B, la informiamo che i nostri operatori hanno effettuato una verifica e riacceso il punto luce all'altezza del civico 31. Negli altri due punti luce vanno eseguite attività più complesse di riparazione e sostituzione componenti guaste. Il ripristino è stato inserito nell'ambito degli interventi che vengono programmati in tutta la città. Poi c'è via Santa Maria di Gesù 100/G, sempre da parte della Presidenza AMG Energia. Alla cortesa attenzione del consigliere Terranova, egregio consigliere, in riscontro alla sua segnalazione, la informiamo che il ripristino del punto luce è inserito nel programma di interventi che riguardano singoli centri luminosi che necessitano di attività specifiche per la riparazione e sostituzione di componenti guaste. Sì. E poi c'è una comunicazione da parte del consigliere Prester. Sì. Ai fini dell'aggiornamento, il consigliere della terza circoscrizione, Prester Antonino, e si comunica che nella seduta consiliare della terza circoscrizione del 18 giugno 2020 ha dichiarato la propria adesione a Fratelli d'Italia uscendo dal gruppo di Forza Italia. Inoltre, il consigliere Ilardi si è dimesso da capogruppo di Fratelli d'Italia, lasciando il posto ad Antonino Prester. Io ho finito con la seduta. Informazione, ma è firmato questo documento? Sì, di Prester sì. Gli altri componenti del gruppo? No, solo da Prester in data 18 giugno 2020, con protocollo 6 luglio 695005, e viene dato al presidente della terza, al consiglio della terza, al dirigente della terza. Con la presente, il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione, Prester Antonino, dichiara la propria adesione a Fratelli d'Italia, uscendo di fatto da Forza Italia. Poi io lo posso mandare. No, che c'entra? L'adesione è inconfutabile, è chiaro, ma il capogruppo, diciamo, chi lo nomina? Cioè, lo approviamo tutti firmando questo atto, ma siamo in Il capogruppo uscente lo nomina. ma non ha questo potere il capogruppo uscente. No, bisogna fare
Ma scusate se interrompo un attimino, posso un attimino. Il capogruppo viene nominato da tutti i componenti del gruppo d'aula. Se i componenti sono 4 o 2, 1 non è possibile perché il gruppo non si può fare, ma da 2 in poi deve essere sottoscritto e sottofirmato da tutti i componenti. Siccome le avevo detto, Presidente, di farlo direttamente in circoscrizione, di firmare. Buongiorno a tutti. Però non ho avuto nessuna comunicazione di andarlo a firmare. Buongiorno. In che senso? Quando si presenta un atto a nome di altri, gli altri lo devono sottoscrivere. Che volete, cioè non lo capisco che volete dire. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, Nino. E la perplessità mi è sembrata di capire di Giovanni è questa, giusto? Certo, dico... Per essere valido bisogna la firma mia e del consigliere Nardi. Assolutamente, da tutte e tre. Forse è sbagliata scritta anche la comunicazione, perché c'è scritto che il consigliere Nardi lascia il suo posto di capogruppo a Prestere, ma non è un qualcosa che si può lasciare, non è un qualcosa che si è votato all'interno del gruppo, convocando il gruppo, quindi vi trovate a convocare. Ma appunto il presidente aveva detto di farlo direttamente in ufficio, no tramite videoconferenza. E l'avete fatto in ufficio? No, non l'abbiamo fatto. In ufficio è stata fatta un'autocertificazione, un'adesione da parte di Prester. Quindi il capogruppo ancora di fatto non c'è. Che aderisce al partito di Forza Italia, lasciando Forza Italia. Inoltre nell'email abbiamo aggiunto quello che è stato verbalizzato in consiglio il 18 giugno, che il consigliere Nardi lascia la nomina di capogruppo. Nominando Prestere, noi abbiamo messo quello che è stato detto, ma non lo può nominare lui. No, il presidente ha detto. Però queste sono delle cose che si devono stabilire ante consiglio, prima del consiglio. Io questa comunicazione l'ho avuta dal presidente. Punto. Poi se avete delle da sistemare, le sistemiamo dopo. Il presidente aveva detto di farlo direttamente in ufficio. Ma la Concetta, mi deve perdonare, questi sono atti politici, non sono sciocchezze. Noi facciamo nulla. Politica, non è che facciamo amministrazione, giusto? Gli atti politici vanno redatti in una certa maniera, si devono rispettare dei protocolli e dei criteri. Non è che chiunque la mattina si alza, buongiorno, io allora scade il mandato e nomino Quartararo presidente della terza circoscrizione. Ma la Concetta, perdonami. Sono atti che si devono seguire un certo iter. Certo, non ma possiamo noi, lasciare così. Presidente, perché se no noi non la barzelletta di tutto il comune di Palermo. Perdonate. Sì. Ma noi non c'entriamo nulla, diciamo. Come non c'entriamo nulla? Ma nel concetto, tu in questo momento sei il notaio di un gruppo politico, di un consiglio politico. Quindi sì, ma se la dottoressa dice che l'ha inviato lei, Presidente. La dottoressa ha detto che l'ha inviato lei questa nota là. Io. Una cosa mi hanno quello che ha detto la dottoressa. Certo che lo deve inviare, perché per me c'è un'anomalia. Tu puoi nominare il capogruppo. Allora okay. ci convochiamo in ufficio e la facciamo direttamente nell'ufficio amministrativo. Ma è un fatto vostro, non è un fatto nostro, è un fatto del gruppo. Vabbè, non è un fatto che riguarda tutto il consiglio. Però Alfredo, se arriva una nota del genere al consiglio comunale, chi sta italiano ci viene da ridere. Tu non puoi nominare il tuo va bene, presidente, ok, verrà fatto in ufficio, ci convochiamo. Perfetto, tutto il gruppo d'Italia. Va bene. Ora convochiamo il gruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione. È un fatto vostro, va bene. Ok. Dottoressa, va se bene. Per favore mi può dire quando possiamo convocare, se ci vogliono dei tempi. No, voi vi potete, noi non c'entriamo, è un fatto vostro, di gruppo. Domani, se siete d'accordo, il gruppo di Fratelli d'Italia, domani, dopo consiglio, ci riuniamo in sede. Va bene, andiamo avanti noi, questo è un fatto vostro. Ok. Avevi chiesto la parola, Nardi, prego. Sì, Presidente. Comunicazione. Sì, grazie, Presidente, della parola. Presidente, purtroppo devo dare sempre, per quanto riguarda, sempre brutte notizie, quanto riguarda l'incrocio di via dell'Orsa Minore con via Belmonte Chiavelli, sempre per incidenti stradali, quelli che sono successi nei giorni scorsi.
l'altro ieri sono stato chiamato da un cittadino, anzi dai cittadini, dei cittadini che abitano proprio sopra questo incrocio nel palazzo adiacente a queste vie, per verificare questi spiacevoli incidenti. E vorrei dire all'amministrazione che sono venuti a fare dei sopralluoghi, sono venuti a valutare, e quando mi si viene detto che mancano i fondi, dobbiamo continuare ancora a vedere questi spiacevoli incidenti. Fortunatamente non ci sono stati incidenti a persone, solamente a mezzi, però, Presidente, sono ridotte le auto proprio da carcassa. Su questo non posso che dare ragione, consigliere. Presidente, io sono a braccia aperte perché mi trovo anche io fuori sede, non ero a Palermo, perché sarei andato io a verificare di persona. Ero fuori Palermo e i cittadini mi hanno chiamato al cellulare. Sono proprio dispiaciuto di questo inconveniente. La ringrazio, Presidente. Prego. Non posso che essere d'accordo, perché dico anche a me, stavo dicendo qualcosa del genere, l'ho evitato per puro caso, un incidente a mie spese, e purtroppo, perché qua uno dei problemi seri di questo incrocio è il fatto che è molto ampio, è molto grande, quindi quando una macchina si posteggia all'altezza davanti l'edicola, per intenderci, che adesso non c'è più, la macchina che proviene dall'incrocio dall'altro lato non si vede. Questo è uno dei motivi dei vari incidenti, però dico, speriamo che l'amministrazione la prenda a cuore questa cosa e possa in qualche maniera risolvere il problema. Noi più di fare quello che facciamo non possiamo fare. L'unica cosa che possiamo in alternativa manifestare è il fatto di recarci lì sul posto, organizzare una piccola manifestazione e cercare di sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica. Più di questo non possiamo fare. Questa è l'alternativa che mi sento più di poter fare, perché più di questo non possiamo fare. Grazie, perché Presidente. Perché sono dell'avviso che questo incrocio va salvaguardato, è veramente, veramente pericoloso. Mi squilla il cellulare, Presidente, alle 12 e mezza di notte, si figura. Sì, se lo so. Va bene, ok, se non ci sono altre comunicazioni, io passerei all'approvazione del verbale, che ne pensate? Presidente, scusi, sì. Volevo fare una comunicazione. Sì, prego. Sì, è in riferimento, diciamo, alla riunione del 2/7/2020, sarebbe di giovedì scorso, con il quale sono stato delegato insieme al collega Tarantino alla riunione in videoconferenza per quanto riguarda la rete, sarebbe la rete educativa prioritaria, sì. Che alcune scuole si sono riunite, diciamo, nel distretto Brancaccio, Sette Cannoni e Villa Grazia, no? Per quanto riguarda, diciamo, il fenomeno derivante dalla dispersione scolastica, che era iniziata chiaramente a novembre e quindi, diciamo, doveva cominciare a muoversi durante questo iter. Chiaramente da parte di molti insegnanti e operatori c'è stata molta difficoltà nel poter lavorare, chiaramente in un momento in cui di Covid-19, dove chiaramente il problema di muoversi, di poter avere contatti, è stato molto difficile. Però ho potuto constatare da parte di operatori dell'Orestano, della Patrepino Puglisi, che hanno lavorato in maniera egregia proprio con famiglie, diciamo chiaramente in situazioni veramente difficili, dove sono riusciti, diciamo, a far pervenire gli strumenti adatti affinché si potessero collegare e collaborare insieme con, diciamo, con gli insegnanti e portare avanti, diciamo, il programma. Io, diciamo, da parte mia, insieme con ha partecipato anche il collega Quartararo, abbiamo appunto ringraziato, diciamo, le insegnanti per questo lavoro immane che hanno dovuto affrontare da casa, perché io ho portato la mia esperienza, diciamo, personale, perché vivendo a casa con due insegnanti, mia moglie e mia figlia, ho potuto appurare veramente il lavoro immane sia con i bambini, con le mamme, con le riunioni, le dico addirittura fino alle 11, mezzanotte, stare dietro il computer a lavorare proprio affinché si portasse avanti, diciamo, quel tema educativo con i bambini. Quindi è stato un lavoro immane. Io ho portato veramente il ringraziamento di tutto il consiglio. Dal punto di vista chiaramente politico, ecco, io ho riportato, diciamo, la riunione fatta con l'assessore Marano, al quale abbiamo chiesto più sicurezza chiaramente alle scuole, proprio in virtù dei fatti che sono accaduti,
gli ho detto che saremo sempre vicini accanto ai docenti e agli insegnanti per portare avanti quel, diciamo, quel ruolo importante educativo e di insegnamento che è la base principale affinché appunto i ragazzi possano crescere in maniera, diciamo, ecco, educativa e professionale, affinché per loro si apra un mondo, un futuro migliore. Ecco, quindi io li ho voluti ringraziare a nome di tutto il consiglio. Ecco il mio intervento, lo volevo proprio appunto dire a tutti. Grazie consigliere Bruschetta. Io volevo aggiungere proprio a proposito di questo, che io un po' di tempo fa sono stato coinvolto da parte di un gruppo di lavoro con cui ho condiviso parte di questo problema che riguarda la circoscrizione, e devo dirvi che il problema c'è ed è parecchio pesante, è reale. E si tocca in tutti i quartieri, non c'è un quartiere, possibilmente ci sarà un quartiere con più percentuale, magari altri con meno percentuale, però cioè, fa parte, interessa tutti i quartieri, tutte le circoscrizioni di Palermo. Io devo dire che il problema secondo me sta a monte, il problema sta nel coinvolgere non soltanto gli organi istituzionali, perché gli organi istituzionali hanno pochi strumenti per poter combattere questo fenomeno, ma il fenomeno va combattuto all'interno delle parrocchie secondo me. Il coinvolgimento deve essere totalitario, perché quando mi si viene coinvolta parte della rete che è la scuola, anche la scuola stessa ha delle limitazioni, ma il coinvolgimento deve essere totalitario, nel senso che deve coinvolgere tutte le parti sociali di quella circoscrizione, di quel quartiere. Solo così secondo me si può combattere quello che è la dispersione scolastica, che è molto importante e va combattuto con tutti i mezzi e con tutte le forze. Noi non possiamo che dare solidarietà a tutto questo ed esserci e dare tutto il nostro contributo, il massimo di quello che possiamo fare, però è chiaro che ci vogliono più aiuti. Prego, credo che aveva chiesto la parola il consigliere Tarantino. Sì, io diciamo concordo con tutto quello che ha detto il consigliere. Scusate, una precisazione, il collega Bruschetta, avevo detto che ero presente io in videoconferenza, sicuramente si sarà confuso perché era presente il consigliere Tarantino. Sì. Non importa, stavo dicendo questo. Naturalmente concordo, diciamo, nel resoconto che ha fatto il consigliere Bruschetta. Da questa, diciamo, conferenza mi sono reso conto, e già, diciamo, era una cosa assodata, però, che appunto la scuola ha un ruolo importantissimo nella nostra società, ma anche all'interno delle famiglie. Specialmente per i nostri ragazzi, ed è stata un'esperienza positiva anche per i genitori questa diciamo DAD di didattica a distanza. Naturalmente ci sono stati progetti che riguardavano anche molti ragazzi disabili che purtroppo per la situazione non sono potuti affrontare. Ti sentiamo a tratti, Tarantino, almeno io ti sento a tratti. Tarantino, non ti sentiamo? Io non so se voi lo sentite a tratti. No. Comunque lui voleva dire che però voleva dire, collega Tarantino, appunto, che molti, diciamo, progetti per quanto riguarda i disabili non sono stati portati avanti proprio per il fatto del problema del Covid, e quindi alcune cose certo. Speriamo che possa riprendere, se non erro, che può continuare il collega. Sì, prego, consigliere. Dove era arrivato? Perché non è... che parecchi progetti riguardanti i disabili non si sono portati avanti. Perché... Esatto, e dico, naturalmente noi come circoscrizione siamo, e lei, diciamo, presidente, sicuramente sarà d'accordo, disponibili ad aiutare, a supportare la scuola in tutto questi progetti che nel futuro porteranno avanti.
Semplicemente questo e basta, pure perché ho problemi tecnici, quindi mi fermo. No, io l'avevo pure detto nel mio intervento. Sì. L'ho pure affermato nel mio intervento, che è chiaro che dobbiamo dare la massima solidarietà e tutto quello che è a nostra disposizione, ci mancherebbe altro. Anche se sono convinto, ripeto e mi ripeto, che gli interventi vanno fatti in maniera totalitaria, ci vogliono più interventi, anche se in questo momento sono dell'avviso che bisogna prima capire se la scuola effettivamente parte e partirà con tutti i criteri e con tutti i pismi dettati da quello che sono le lezioni vere della scuola, e poi capire come fare per risolvere altri tipi di problemi. Va bene, se non ci sono altri tipi di... Presidente. Non ci sono... Prego. Sì, Presidente, questa mattina cambio argomento decisamente. Questa mattina ho ricevuto alcune lamentele e ho potuto anche constatarlo di persona, che in alcune zone della nostra circoscrizione sono saltati i turni di raccolta dei rifiuti RSU. Abbiamo postazioni totalmente invase dai sacchetti di spazzatura. E naturalmente con l'aumento delle temperature che stiamo vivendo in questi giorni è un qualcosa che crea e arreca parecchi disagi ai cittadini residenti, in virtù che molte postazioni sono confinanti con edifici condominiali e quindi le esalazioni nauseabonde naturalmente invadono le abitazioni vicine. Io penso che la RAP in questo periodo, soprattutto in estate, dovrebbe cercare di evitare queste problematiche e attuare anche quello che sia la disinfezione dei cassonetti durante i turni di raccolta, perché anche dopo lo svuotamento il cassonetto vuoto, Presidente, emana cattivi odori come se fosse pieno in realtà. Quindi la differenza è praticamente inesistente, perché sono cassonetti che non vengono magari lavati da oltre un anno, se non di più. Quindi non lo so, magari mi riservo domani di inviare una nota, perché l'ho saputo, si può dire, proprio all'inizio del consiglio, e quindi chiedo magari di poter capire se questo problema riguarda un qualcosa di più grande, quindi diversi turni che salteranno, oppure la RAP già si stava adoperando per smaltire l'arretrato. Ecco. Va bene, grazie consigliere. Io a proposito di questo volevo darvi comunicazione su un mio intervento fatto ieri direttamente col presidente della RAP per l'arteria, quella che collega la parte bassa di Corso dei Mille diciamo alla salita di Piazza Guadagna, che è la via Paternostro. Il tratto interessato è quello che va dal ponte via Paternò, sì. Presidente, no, Paternostro, sì, Paternò. Via Paternò, e che va il tratto è compreso da, e che va da via e dal ponte Bele a il ponte, quello nuovo del raddoppio ferroviario, quindi non quello che va dal ponte Bele al Piazza Scaffa, ma dall'altro lato, che dove c'è una discarica a cielo aperto, che effettivamente dico è veramente vergognosa, non viene bonificata da un po' di tempo. E quindi ho fatto un intervento urgente col presidente della RAP. Mi hanno detto che verrà fatto prima possibile, forse anche oggi, e speriamo bene. Va bene. Sì. Sì, presidente, se posso io volevo fare un intervento, sperando che la linea non mi blocchi. Niente, io dopo la riapertura dei mercatini, naturalmente si sono ripresentati problemi che già nel passato avevamo esposto, però ora sono ritornati, nonostante abbiamo avuto l'interruzione, tutti avevamo la voglia di lavorare, di riprendere a lavorare, si sono presentate delle situazioni che sono poco piacevoli. Si sono venuti a trovare dei sacchetti pieni di urina all'interno di aree private. Diciamo che questa è una cosa che non dovrebbe, è vero che i commercianti o anche i cittadini hanno delle difficoltà perché magari non installano i bagnetti chimici, quindi diciamo hanno anche loro ragione, ma ciò non giustifica questo atto, cioè che tu fai l'urina nel sacchetto e la butti dentro uno spazio privato. Questa è una cosa che non deve accadere, e naturalmente spero che
gli organi competenti prendano le dovute precauzioni a questa situazione, perché certo, naturalmente qua c'è in mezzo la civiltà della gente, anche se lo ribadiamo già da un po' di anni, da un po' di anni, però si è ripresentato, però purtroppo questo è un fenomeno che non si riesce a debellare, non capisco per quale motivo, secondo me manca proprio, a parte il senso civico della gente, manca la volontà di fare determinata cosa. Sì, va la bene. Volontà, ma anche il senso civico della gente. Sì, il senso civico, quello è... lo butti dentro... Chiaro. Magari te lo prendi e poi lo butti in un altro posto. Infatti, te lo porti a casa, è tuo tanto, te lo porti a casa. Va bene, se ci sono altre comunicazioni... Se non ci sono altre comunicazioni, io passerei alla approvazione verbale. Dottoressa Calderone. Sì, io pronta. Perfetto, leggiamolo. Allora, mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Forte e chiara. Allora, il verbale è quello del 25 giugno 2020. Sì. Anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Palermo, giusto avviso di convocazione protocollo 652242 dell'11/6/2020 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il vicepresidente Andrea Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone, redige il verbale la signora Sarrica. Il presidente alle 9.33 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano presenti i signori consiglieri Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Prester, Quartararo, Rappa, Tarantina e Terranova. Risultano presenti 9 consiglieri. La presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il presidente pone in votazione il collegio dei senatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Prester e Terranova. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del presidente, dando lettura di una richiesta a firma del consigliere Tarantino da sottoporre all'attenzione del presidente per poi inviarla alla RAP, avente per oggetto richiesta bonifica postazione RSU in via dell'Antilope. Chiedo ed ottiene la parola il consigliere Ilardi, che informa che la RAP sta procedendo alla bonifica della postazione RSU in via Belmonte Chiavelli ai civici numero 24 e 26. Auspica una maggiore collaborazione dei cittadini. Chiedo ed ottiene la parola il consigliere Tarantino per comunicare di avere sollecitato la RAP ad intervenire, in quanto attualmente il quartiere Bonagia è in uno stato pietoso. Crescita di verde anomalo nei marciapiedi, marciapiedi dissestati, mancato spazzamento, presenza di rifiuti ingombranti, molte postazioni RSU non svuotate, con carte e sacchetti di spazzatura per terra, dovuti sicuramente all'inciviltà della gente, ma comunque il servizio non funziona perché se la zona è pulita, il cittadino ci pensa prima di sporcarla. Ha contattato l'azienda che ha risposto che sono in difficoltà. A volte, nonostante ci siano state difficoltà, si è complimentato con l'azienda per il lavoro svolto, ma attualmente bisogna dire che il servizio non funziona. La colpa è da attribuire ai cittadini, alla RAP e ai vigili urbani, che non fanno i dovuti controlli. Ha contattato anche i vigili urbani, che invece attribuiscono la colpa alla RAP. Si domanda se sia possibile che, a distanza di 10 anni, si ripetano sempre le stesse problematiche, non prendendo le dovute misure per rimediare a questa situazione. Ormai si è stanchi di sentire le lamentele da parte dei cittadini. Spera che ci sia una presa di coscienza per ottimizzare i servizi. Se funzionano, migliorerà anche la civiltà da parte dei cittadini. La situazione è destinata a peggiorare ancora di più, in quanto essendo in prossimità della fruizione delle ferie da parte del personale, si riformeranno sicuramente le mega discariche nelle vie dell'Antilope, Placido Rizzotto e dell'Ermellino. Il quartiere è abbandonato. Il presidente evidenzia che l'azienda si trincera dietro la scusa della mancanza di personale, per questo si deve fare un ragionamento diverso. Lo spazzamento potrebbe essere affidato ai privati e l'azienda dovrebbe cedere alcuni rami d'azienda oppure prendere in prestito personale della Reset.
La problematica va affrontata dai vertici. Alle 9.49 entra in collegamento l'assessore Marani. Il presidente ringrazia l'assessore per la sua partecipazione, spiegando che uno dei punti oggetto del confronto è quello di ricevere notizie riguardo alla riapertura degli uffici della terza circoscrizione, in quanto il Consiglio si è mosso, ma è sorto un problema burocratico riguardo alla modifica di un vetro che si doveva commissionare. Questa lunga attesa è a danno dei cittadini. L'assessore Marano si dichiara dispiaciuta del fatto che non ci sia potuto effettuare la riapertura, ma è necessario rispettare un protocollo nazionale che l'amministrazione ha perfezionato in sede locale al fine di non incorrere modalità per cui si apre un servizio e poi si deve chiudere perché c'è qualcosa che non funziona. Si è fatto di tutto per far lavorare i dipendenti in sicurezza, verificando che nei locali ci fosse la separazione necessaria. Nei locali della terza circoscrizione la verandina presente pare possa essere utilizzata come schermo, in modo da impedire il passaggio degli utenti nelle stanze del personale. Ma la terza circoscrizione era anche quella che richiedeva l'intervento strutturale maggiore. Il COIME ha incontrato varie difficoltà nell'attuare il protocollo in maniera molto tardiva e su sollecitazione del vice sindaco ha effettuato il sopralluogo e nei primi giorni di giugno ha assicurato che avrebbero fatto l'intervento. Non sa cos'altro sia successo. Ci sono state varie sollecitazioni da parte del dottore Brucato. Si sente anche a disagio che oggi il lavoro non sia stato effettuato. Era stata data la possibilità di riaprire con questo accorgimento, in modo che gli impiegati avessero più spazio, considerato che le sedute di quel consiglio vengono svolte in videoconferenza. Pensava che all'ordine del giorno ci fosse altro. A questo punto ritiene necessario contattare telefonicamente il dottore Brucato. Il dottore Brucato spiega che è stata fatta l'ordinazione del vetro. L'assessore chiede al dottore Brucato di predisporre una nota di sollecito in cui si dice che è inammissibile che ancora oggi i lavori non siano stati fatti ed inviarla al COIME per conoscenza al Consiglio. Il presidente puntualizza che il confronto di oggi serviva ad aggiornare i consiglieri. Si è anche in attesa che venga sistemata l'aula consigliare nei locali adiacenti. Ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che segnala la riapertura della postazione Capinere, dove però è ancora impossibile il rilascio delle carte d'identità, provocando un disagio alla cittadinanza. L'assessore specifica che l'amministrazione si è data l'obiettivo di far ripartire gli uffici e rimettere in funzione gli sportelli dal lunedì al venerdì, dato che molti sono ancora in lavoro agile. Esistono tante problematiche e difficoltà anche per il COIME, che deve effettuare lavori in tutte le circoscrizioni. Prima è bene raggiungere l'obiettivo della riapertura della circoscrizione, poi si può pensare ad altro. La terza è una circoscrizione speciale, c'è a disposizione una sede a Bonaggia in ottime condizioni, che può ospitare sia la circoscrizione che la postazione, ma comunque prima di pensare ad altri interventi sarebbe bene rimettere in moto gli sportelli e poi prende come impegno di fare un sopralluogo. Il presidente risponde che questa problematica del trasferimento a Bonaggia era stata avviata dal vice sindaco, ma per problemi noti a tutti si è arenata. Nell'immediato si vuole riaprire la sede attuale, ma si è vittime della burocrazia. Altro argomento è il percorso obbligato del Consiglio Comunale con le famose deleghe da attribuire alle circoscrizioni. Premette che ha avuto modo di confrontarsi con la commissione presieduta dal consigliere Bertolino, che vuole portare avanti, oltre alle materie delegate, anche altre proposte che però al momento la circoscrizione non può offrire. Una su tutte gli interventi da fare sul territorio, come la manutenzione delle strade, la potatura concordata con il settore Ville e Giardini, l'illuminazione concordata con l'azienda AMG, cose che darebbero respiro alla città e dignità alla circoscrizione. Ha preso l'impegno con la commissione di proporre queste cose a lei in qualità di assessore al decentramento. Chiede ad ottenere il consigliere Quartararo, che intende soffermarsi sul decentramento, evidenziando che è dal 2012 che è stato una bandiera del sindaco Orlando in campagna elettorale, ma che a distanza di 7 anni i risultati non si sono mai attuati. Ormai il percorso e dopo la diffida della regione si dovrà rispettare l'articolo 5 che riguarda il decentramento. È mancata la volontà politica dei consiglieri comunali. Molti consiglieri di circoscrizione che si battevano per il decentramento
diventati poi consiglieri comunali, non hanno più trattato l'argomento. Il sindaco nella passata consiliatura aveva una maggioranza faraonica. Nel primo mandato 34 consiglieri su 50 e si deliberava tutto quello che era voluto dal sindaco. Tramento non è mai stato deliberato. Pronerà l'assessore Grasso per avviare questo processo nel rispetto della legge per dare dignità alle circoscrizioni. Chiedo ad ottenere la parola al consigliere Bruschetta, che vuole mettere in luce gli atti vandalici avvenuti nelle scuole e vorrebbe capire cosa l'amministrazione stia mettendo in moto per la sicurezza della scuola e per gli spazi interni delle scuole. L'assessore si scusa ancora per i tempi dilatati per l'avvio del funzionamento della circoscrizione. È imbarazzata, ma sono sorti tanti inconvenienti, dalle difficoltà per procurarsi i dispositivi di protezione individuale ai problemi relativi all'avvio degli uffici centrali per i quali manca il personale. Infatti molto del personale è ancora in lavoro agile, ma spera che la prossima settimana si possa ripartire efficientemente con la macchina amministrativa, in quanto lei non è contro il lavoro agile, perché è una modalità importante che può mettere in luce nuove energie, ma a volte è necessario un periodo di transizione per rendere efficace il lavoro agile e trasformare quello che è il lavoro in presenza, come nel caso della riorganizzazione dei servizi, che sicuramente va spinta e sollecitata con modalità già conosciute. Si spera di recuperare nei prossimi giorni. Spiega che il ritardo relativo alla valorizzazione del decentramento, pur non volendo prendere scuse, non si è attuato, anche per la colpa della stessa norma che è stata lasciata incompiuta, lasciando un'opzione. Non le sembra che ci sia la volontà da parte della Regione di commissionare il Consiglio. Adesso l'amministrazione si sta muovendo e si partirà dalla bozza del febbraio 2018, che poi il Consiglio cercherà di perfezionare con i cambiamenti che si sono verificati in questi anni. Questa amministrazione, come tante altre, sta pagando anni il prezzo della spending review, per cui l'ottimizzazione delle risorse è importante, ma chiude la possibilità di disporre in direzione del decentramento di decine e decine di risorse umane dell'amministrazione. La gente va in pensione e il personale diminuisce ovunque. C'è la necessità di attuare il decentramento e di risolvere i problemi venuti fuori negli ultimi anni, affinché non resti quindi la Cenerentola sia nell'aspetto legislativo. Riguardo alle materie delegate, bisogna rafforzare, oltre lo sport e la cultura, tutta la questione degli ambiti scolastici e educativi, perché sono più vicini alla visione di una città policentrica, dove la scuola può essere vista come bene comune. Vuole rassicurare il consigliere Bruschetta che gli atti vandalici sono stati monitorati. Alcuni istituti colpiti nella terza circoscrizione avevano gli impianti delle telecamere. L'anno scorso è stato dato un contributo estero, ma per non fare una riparazione a carico di quelle risorse, le scuole hanno perso l'occasione di collegare sistemi anti-intrusione. Sono state prese di mira la scuola Silvio Bocconi e altre scuole del territorio, che però avevano messo a regime il sistema delle telecamere ed hanno così difeso la scuola. Si rinnoverà il contributo per fare in modo che si possano difendere le scuole, e per i prossimi mesi ci sarà un piano di sorveglianza da parte dei vigili urbani affinché si possano difendere le scuole al meglio. Alle 17 esce l'assessore dopo aver proposto di fare un sopralluogo nella circoscrizione SSC insieme al dottore Brucato fra una settimana per verificare lo stato dei lavori. Il presidente specifica che si è parlato delle linee generali, si attende alla proposta di regolamento a cui come consiglio circoscrizionale si è dato il proprio contributo per modificarlo. Auspica che si porti avanti questa proposta. A detta dell'assessore Barano, pare che la regione non abbia intenzione di porre il commissario in consiglio. Pensa che abbia avuto garanzie in merito. Non si sente soddisfatto delle risposte, ma rimane l'impegno di vigilare su questo percorso. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Tarantino, che ribadisce che ancora dopo quasi un anno e mezzo la postazione non rilascia le carte d'identità. Spera che ci siano stati concreti, perché a pagare è sempre il cittadino. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Lardi, che evidenzia che da un assessore non si può sentir dire che il consiglio comunale alla bozza del 2018
non ha voluto trattarla. Perché non trattarla prima, anziché a 2 anni dalla fine della conciliatura? Forse perché adesso il collega Quartararo ha sollevato la problematica. Non, perché non farlo prima? Non è stata la volontà del Consiglio, ma anche del Sindaco, che ha fatto poco per le periferie. Il Presidente evidenzia che l'assessore ha semplicemente preso atto che la proposta è in Consiglio Comunale dal 2018, ma è, ciò è inascoltabile, e che per la sostituzione di un vetro in plexiglass si debba aspettare 1 mese. Chiede e ottiene la parola il consigliere Quartararo, che sottolinea che è veramente difficile andare a raccontare agli utenti che hanno necessità del rilascio dei documenti e che il ritardo è dovuto alla mancanza di un vetro. Si sono notate le difficoltà da parte dell'assessore nell'affrontare il problema del decentramento. Parlava di norme che impediscono e non danno spazio a poteri e potere ai comuni per attuarlo. Ma allora il sindaco dal 2012 parla di decentramento come sua priorità, quando poi nulla è stato fatto. C'è stato un congelamento del Consiglio Comunale, ma il sindaco ha portato avanti tanti progetti, tante battaglie, come la pedonalizzazione del centro storico, la ZTL, il tram. Questo è una inadempienza. Esiste una legge, occorre che vada rispettata. Il Presidente sottolinea che la riflessione fatta dall'assessore ha evidenziato che se la legge in origine avesse bypassato il Consiglio Comunale, forse a quest'ora ci sarebbe stato già il decentramento. Chiede la parola il consigliere Bruschetta, che evidenzia che la colpa è da attribuire al sindaco e al Consiglio Comunale, fanno parte della maggioranza, e se si guarda alla situazione attuale, ovvero ai consigli di circoscrizione, che se adesso sono passati all'opposizione, non c'è riscontro di ciò in Consiglio Comunale, dove tutti restano dalla parte del sindaco, di cui erano state richieste le dimissioni. Si passa al secondo punto dell'ODG, ovvero approvazione verbale della seduta precedente, con la lettura del verbale relativo al giorno 17 giugno, approvata alle ore 10:29 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9. Il Presidente alle ore 10:30, esauriti gli argomenti, chiude la seduta. Allora, bello lungo. Lo approviamo per appello nominale? Presidente, non la sentiamo. Ti ringrazio, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao anche te. Sì, approviamolo per appello nominale, Maria Concetta. Allora, procedo all'appello nominale per l'approvazione del verbale del 25 giugno 2020. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Gulemi. Favorevole. Ilardi. Approvo. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo. Favorevole. Tarantino. Favorevole. Terranova. Favorevole. Allora, approvato con 10 voti. Favorevole. Perfetto, perfetto. Va bene, dottoressa Calderone, io esco. Va bene. Va bene, grazie, sì. Buona giornata, buon lavoro, arrivederci. 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 Arrivederci, consigliere. Buongiorno, Presidente. Perfetto, allora continuiamo con i lavori d'aula. Ci sono mozioni da... Presidente, abbiamo una mozione di Quartararo che avevamo preparato l'altra volta, qui passo due cartieri. La leggo io? Sì, se la legge Mazza, la può leggere. Un secondo, dovevamo dare il parere, o è stato dato il parere sul Limo? Credo di no, è stato dato, vero? Sì. Limo no. Limo no. La Tari. La Tari, sulla Tari. Ma sull'Imo abbiamo dato lettura, ora non voglio fare confusione. No, 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 non abbiamo dato neanche lettura. Allora, vabbè, niente, allora proseguiamo sempre con la mozione di... Okay. Ok, mi preparo per leggerla.
Presidente, allora la mozione è stata presentata dal consigliere Cottararo il 3 giugno 2020 con protocollo 637-196. L'oggetto della mozione è compensazione PAS ZTL per il periodo di sospensione dovuta all'emergenza sanitaria Covid-2019. Premesso che dai primi giorni del mese di marzo è iniziato un periodo di emergenza sanitaria per contrastare il diffondersi del Covid-19, considerato che da tale periodo e fino al 18 luglio l'amministrazione centrale ha disposto la sospensione della ZTL zona traffico limitato. Preso atto che i cittadini fruitori dei pass annuali o semestrali hanno pagato una quota abbonamento senza di fatto poterlo utilizzare durante il periodo di lockdown e comunque avevano già pagato anche per il periodo relativo alla durata della sospensione ossia fino al 18 luglio. Si ritiene che appare opportuno con la presente mozione proporre all'amministrazione centrale l'adozione di un provvedimento che preveda un rimborso della quota PAS ZTL versata dai cittadini fruitori annuali e semestrali mediante il prolungamento della durata del PAS per un periodo di 5 mesi o mediante compensazione con emissioni di biglietti AMA. Pertanto si invita il Consiglio circoscrizionale ad impegnare gli uffici competenti dell'amministrazione centrale, il sindaco Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore Giusto Catania, al fine di attuare quanto citato in oggetto, considerato il periodo di profonda crisi economica in cui versano molte famiglie. Il provvedimento costituirebbe un segnale di attenzione da parte dell'amministrazione. Hai concluso? Sì. Grazie Alfredo. Consigliere Quattararo, vuole delucidare la sua mozione? Sì, grazie Presidente. Dico, la mozione è abbastanza chiara, va intanto a completare quella che è stata, se vi ricordate, una mozione che avevamo già approvato che riguardava, per così dire, la compensazione degli abbonamenti AMAT per gli studenti che si sono visti in un certo senso privati del servizio a causa dell'emergenza, ma che l'avevano già pagato. La stessa cosa riguarda la ZTL, perché abbiamo delle persone anche residenti nel nostro territorio che hanno pagato naturalmente preventivamente degli abbonamenti per recarsi in zona ZTL per motivi di lavoro o per prestare assistenza sanitaria per motivi di salute a propri familiari, che naturalmente con l'avvento delle misure di emergenza che naturalmente avevamo durante il periodo Covid, come la quarantena, diciamo era stato lockdown per così dire, naturalmente i cittadini avevano pagato per un servizio che non hanno più utilizzato. Sappiamo che la ZTL è stata sospesa fino a luglio, però naturalmente chi nel periodo di marzo, aprile e maggio ha fatto degli abbonamenti, chiediamo quantomeno che siano prorogati o compensati con l'emissione di biglietti AMAT per i familiari delle persone che hanno effettuato gli abbonamenti, in maniera tale anche da lasciare quello che è il mezzo privato e usufruire dei mezzi pubblici. Spero che l'amministrazione possa attuare quanto richiesto, in maniera tale, soprattutto in questo periodo di emergenza anche dal punto di vista economico, perché molte famiglie naturalmente gravano in situazioni di difficoltà, pensiamo a famiglie dove sono diciamo i capi famiglia sono titolari di attività commerciali magari chiuse da diverso tempo e navigano in situazioni economiche un po' particolari. Avere anche questa proroga potrebbe aiutare in tal senso, anche a dare un certo aiuto per quello che può essere in realtà comunque un servizio pagato e non utilizzato da questo punto di vista. Ho finito, Presidente.
Grazie collega Quartararo. Altri consiglieri vogliono dare un contributo? Sì, presidente, vorrei dare un contributo al collega Quartararo. Bene. Prego, consigliere. Grazie. Intanto sono favorevole alla mozione presentata dal collega Quartararo, che è di un'ottima valenza e mi auguro che quanto detto al collega Quartararo dovrebbe essere in automatico per queste famiglie, diciamo che, come diceva il collega, sono stati negozi che hanno sofferto questo periodo del Covid-19. Penso che l'amministrazione comunale dovrebbe essere in automatico, diciamo, per questi mesi di Covid, e sono favorevole alla mozione del collega Quartararo. Grazie collega Lardi. Altri colleghi vogliono un contributo? Sì, presidente, io volevo intervenire, diciamo, sul tema e sul contenuto. Mi ha anticipato il collega Ilardi, anch'io, secondo il mio punto di vista, diciamo, molto tempo, che nello stesso tempo potrebbe essere in automatico che l'amministrazione, appunto, rinnovi con degli sconti, con, appunto, come diceva il consigliere Quartararo, con dei biglietti Amat, appunto, per risarcire del periodo in cui non è stato possibile degli utenti usufruire. Quindi, ecco, non posso che essere d'accordo. Grazie collega Bruschetta. Altri colleghi o la poniamo già direttamente in votazione? Allora, già del resto è stata abbastanza chiara la proposta. Dottoressa Calderone, la possiamo mettere in votazione? Va bene, allora procediamo alla votazione della mozione per appello nominale. Sì. Adelfio. Favorevole. Muschetta. Favorevole. Muleni. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. È uscito, dottoressa. Lo ha scritto? Non è in linea in realtà, appunto da... Oggi il caucaso, non sappiamo. Comunque, sì, aveva problemi. Va bene. Quartararo. Favorevole. Rappa. Rappa non c'è, assente. È uscita. Sant'Angelo è uscito. Tarantino. Favorevole. Terranova. Favorevole, favorevole. La mozione è approvata con voti 7. D'accordo, ok. Allora, diciamo. Presidente, posso... dimmi. Lei mi consente, e penso a nome di tutto il Consiglio, volevo fare un ringraziamento per il Calderone e tutto lo staff amministrativo, diciamo, il supporto, no? Dal punto di vista di qualità e quantità che ci danno nel lavoro del Consiglio. Io penso che riescano sempre, e lo si vede nei verbali, la sintesi del lavoro che realmente noi svolgiamo. E quindi, ecco, io volevo si sente male collega Buschetta, si sente male, si sente male. Posso ripetere se lei non ci ha sentito? No, abbiamo capito il suo... Sì. Posso ripetere se lei ha problemi? No, abbiamo capito abbastanza bene, sentivo a tratti. Lo staff dirigenziale, la dottoressa Calderone. No, ma sono favorevole con lei, per il lavoro svolto e tutti, perché... qualità e quantità, appunto, e lo si vede dai verbali, come riescono appunto a valorizzare il nostro lavoro di consiglio. Grazie a nome, grazie anche a nome dell'ufficio. Perfetto, ok. Grazie per il contributo. Alle ore 10:25 la seduta viene chiusa. Buongiorno a tutti e buon lavoro. A tutti.